dalle ultime rilevazioni, nell'acquisto di un immobile sembra ci sia la giusta consapevolezza dell'importanza dell'efficienza energetica. Invito magari il presidente De Colla a togliere il microfono e la webcam. E si ritiene anche che l'APE aiuti a orientare le scelte degli utenti verso immobili di migliore qualità energetica. Gli italiani cercano quindi una casa sempre più green, ma si rischia così anche una importante svalutazione per quegli immobili energivori, che quindi ci chiediamo che ruolo avranno le banche nel concedere finanziamenti per l'acquisto di immobili energivori che dal loro punto di vista rappresenterebbero sterili garanzie. Chiedo questo appunto al vicepresidente Marco Grumetti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, diciamo che oggi come oggi la richiesta di immobili green, cioè le domande che la nostra associazione, faccio un inciso, noi siamo la prima linea, diciamo, del mercato immobiliare, siamo quelli che tutti i giorni siamo a contatto con i clienti che cercano gli immobili. La nostra associazione che fa capo circa 10.000 agenti immobiliari, 15.000 società di mediazione immobiliare, è in la prima linea. E quindi, svolgendo un'inchiesta presso i nostri associati, ci siamo resi conto che attualmente solo il 4% della popolazione richiede, nelle sue domande, quando ricerca un immobile, solo il 4% valuta la classe energetica fra le prime domande. Però è un trend in crescita, man mano che passerà il tempo, credo che questo 4% aumenterà. Oggi è una percentuale molto bassa. Va da sé che i primi criteri di scelta sono, oltre al budget, che naturalmente è il primo in assoluto, sono la dimensione e soprattutto, questo è il primo in assoluto, la posizione dell'immobile, cioè il suo indirizzo, ecco, diciamolo in parole povere. Questo diciamo, è oggi la modalità. Questa cosa cambierà, per cui sicuramente la legge europea che prevede l'efficientamento delle classi energetiche entro il 2030 per le classi, diciamo, scusi, FG, e per il 2033 le classi energetiche in classe E, il raggiungimento di un efficientamento energetico, cioè arrivare tutti in classe D, e poi oltretutto in un futuro, parliamo del 2050, essere tutti ad emissione zero, è una legge che impatterà sul mercato immobiliare. Il nostro refrain è, dice, giusta la finalità, sbagliata la modalità. Cioè avere la casa green è un desiderio di tutti, tutti vogliamo avere una casa, soprattutto oggi con l'aumento dei costi, diciamo, del gas e dell'elettricità, vogliamo avere una casa che abbia un impatto economico, oltre che avere uno spirito, diciamo, ecologico più efficiente. Purtroppo, perché è sbagliata la modalità? La modalità è sbagliata prima di tutto perché questo investimento funziona proprio per l'etimologia della sua parola. L'investimento io lo faccio nel momento in cui ho dei soldi da investire. Quindi il fatto che vengo obbligato ad investire dei soldi è una maniera coercitiva e oltretutto mi pone in una situazione diciamo di difficoltà, perché non dimentichiamo che molta gente ha acquistato la casa con il mutuo e non dobbiamo dimenticare che il patrimonio, diciamo, degli italiani per il 60% è costituito dalla linea immobiliare. E di questo 60%, circa l'80% sarebbero case da efficientare dal punto di vista energetico. Capite che questa cosa che diventa coercitiva, non dico che è quasi un prelievo fiscale, ma di fatto poi lo diventerà. E soprattutto vengono a mancare quei due caratteristiche principali dell'investimento, che sono avere i soldi e la volontarietà.
Quindi noi come associazione ci siamo sentiti in dovere di presentare delle modifiche, tre correttivi all'attuale testo. Uno, il primo, quello di avere strumenti incentivanti con le coperture finanziarie di un fondo energetico europeo e far diventare gli incentivi fiscali immobiliari strutturali fino al raggiungimento degli standard. L'altro è delle forme di finanziamento agevolato con prodotti finanziari dedicati. Vedo che alcune banche si stanno già organizzando in questo senso, è chiaro che deve essere una cosa che diventerà sempre più fruibile da tutti i soggetti, da tutte le banche. E poi, questo secondo punto è essenziale, è che bisogna capire che dobbiamo dare più tempo, una maggiore gradualità, perché l'Italia è un paese molto particolare. La proprietà immobiliare non fa capo a grandi società immobiliari che possono mettere nei loro programmi di investimento l'efficientamento del singolo palazzo. Noi abbiamo una proprietà immobiliare molto diffusa. Questa proprietà immobiliare molto diffusa ci dà un problema che tutte le decisioni di efficientare gli stabili passano attraverso le assemblee condominiali, dove le esigenze e le diciamo, idee dei singoli condomini possono divergere e in alcuni casi essere contrastanti all'efficientamento energetico. Anche perché molta gente magari non ha più interesse, magari sono anziani, non hanno interesse di efficientare uno stabile che poi forse non godranno neanche più e forse non hanno neanche le possibilità economiche. Quindi abbiamo bisogno di più tempo, cioè spalmarlo in più tempo, e dobbiamo anche considerare un'altra cosa fondamentale, l'Italia è lunga. E soprattutto al sud dell'Europa. Noi abbiamo paesi dove, che ne so, i paesi nordici, dove l'utilizzo dell'energia, del gas per riscaldare le case è enorme. Paesi centrali, come può essere la Germania e la Francia, che tra l'altro hanno già, diciamo, si sono già attrezzati da anni con forme di riscaldamento anche elettrico, produzione di elettricità enorme e hanno un consumo di questi sistemi ridotto rispetto ai paesi nordici. Poi abbiamo l'Italia dove passiamo magari all'utilizzo del riscaldamento dalla Svezia che lo utilizza magari 8 mesi all'anno alla Sicilia che la usa 8 giorni all'anno. Capite che non aver considerato nella legge europea anche queste considerazioni diventa un problema. Quindi noi chiediamo la terza cosa, è una gradualità percorribile, cioè la possibilità che l'Italia possa avere un maggior tempo per seguire proprio per la sua specificità del patrimonio immobiliare. Ricordiamoci che il patrimonio immobiliare degli italiani è anche una diga che costituisce una sicurezza economica per tutto il paese. Tutto questo, naturalmente, la direttiva energetica europea passerà attraverso attraverso il nostro Stato che dovrà poi recepirla e introdurre quelle, diciamo, gradualità e comunque quei limiti e anche eventualmente le sanzioni che sono a capo del singolo Stato e spero che qui l'Italia recepisca questa cosa nel dovuto modo, non dicendo che non le debba prescrivere, ma prevedendole gradualmente un innalzamento dei tempi e tempi molto lunghi. Poi abbiamo l'interesse storico, cioè questa legge impatterà sul nostro mercato
con dei limiti per l'interesse storico. Quando si parla di interesse storico non si intende gli immobili vincolati, ma la storicità degli immobili. Noi abbiamo delle architetture che si sono anche dai primi del Novecento, abbiamo avuto degli esempi architettonici che è difficile efficientare dal punto di vista delle normative. Ciò tutto premesso, mi sento in questi giorni dei dibattiti alla televisione dove si dice sempre, ma poi le case efficientate varranno di più delle case non efficientate. No, non è vero questa cosa. Non è un dogma assoluto, perché il valore del patrimonio immobiliare non è legato alla classe energetica oggi come oggi, è legato all'ubicazione degli immobili, alla loro bellezza degli immobili, alla loro fruibilità. E anche ai servizi che questi immobili intorno. Ricordiamoci sempre che il nuovo rappresenta nei dati di vendita, soprattutto nei grossi centri, una quota minimale dal 7 al 10%, quindi una quota molto piccola del mercato immobiliare. E naturalmente nei grossi centri dove si svolge l'80% del mercato immobiliare, il nuovo non esiste. Cioè non c'è possibilità di costruire case nuove se non in percentuali dello 0, in zone centrali. Per cui questo dogma, la casa efficientata vale più della casa non efficientata, io lo sento dire da molti esponenti politici, non è così, non è assolutamente così. Le case efficientate sicuramente costano di più, avranno una manutenzione maggiore. Sicuramente sono da fare perché l'idea come sono partito è giustissima, però dobbiamo un po' riparametrare secondo la realtà dei fatti. I tempi, noi calcoliamo che se mettiamo, diciamo, come limite alla storicità degli immobili gli anni 50, io suggerisco addirittura gli anni 60, 67, perché c'era una legge che prevedeva una certa discrimine. Noi limitiamo la riduzione dai 6 milioni, 8 milioni di immobili a 3 milioni di immobili che ci permetterebbe di raggiungere, essere, diciamo, nella nostra possibilità, avere una cosa reale per poter raggiungere un obiettivo disponibile Bene. a tutti. Quindi questa è la visione del mercato immobiliare nostra. Grazie.